un po' nello stesso senso dell'opera della Gualtieri, è l'opera di Adriano Engelbrecht, che è nato in Germania nel 1967. È legata strettamente a un percorso di ricerca che cerca di interfacciare poesia, arte e teatro, nel tentativo di identificare un linguaggio metasemiotico comune alle tre istanze comunicative in questione. E dei tre livelli, che sono semioticamente rintracciabili all'interno del teatro come modus espressivo, il codice verbale, il codice paralinguistico, il codice motorio cinesico, Engelbrecht compie un vero e proprio amalgama, una sinestesia, nell'intenzione di fondere le tre istanze comunicative che abbiamo appena detto in una superiore sintesi metapratica o metaperformativa. Questa ricerca ha avuto modo di esprimersi ultimamente anche nella forma dell'installazione e dell'esposizione artistica, nonché della modalità sonora, nell'intenzione di indagare il rapporto tra parola, segno visivo e composizione musicale. Più in generale, si può dire che si tratta di una idea che sottintende una parte teatrale ben definita attraverso le seguenti parole, e sono parole queste tratte da La piscina probatica, un'opera di Engelbrecht. Una raccolta di versi per un coro di voci e suoni la cui parola si fa beneficio, cura, sollecitudine per chi l'ascolta, ma anche per chi la canta, la dice, la benedice, in un'autentica ricorrenza di sensi. Questa definizione è sua. E la ricorrenza di sensi è la sinestesia, in senso non semplicemente retorico, bensì estetico totale, fondante, a determinare la specificità poetica della ricerca di Engelbrecht. Fabio Doppliker scriveva nell'87 che i sostenitori di un teatro assoluto considerano la poesia come un elemento narrativo, quindi non scenico, ma la staticità non è sinonimo della parola, anzi, in un certo ritorno alla parola, con tutte le ambiguità che possono avere le mode, dipende anche da un effetto di saturazione che ha l'immagine. Queste sono le parole del critico, ma Engelbrecht ha in comune con Maria Angela Gualtieri proprio questo, proprio la necessità, in qualche modo, del superamento intrinseco della saturazione dell'immagine, subodorato già 30 anni fa da Doppliker, in direzione di un reimpiego metavisivo della parola poetica che consenta la definizione di un campo semiotico diverso, onnicomprensivo e pervasivo, sinestesico, appunto. Non è un caso che Adriano Engelbrecht sia contemporaneamente poeta, artista, musicista, attore. Propone assolutamente la propria visione di poesia performance totale in un background culturale molto preciso. Quell'ambiente teatrale parmense e reggiano, gravido di febbri creative importanti, a cui Engelbrecht ha praticamente partecipato in modo estensivo e coestensivo. Io penso che il suo assoluto coinvolgimento totale nel teatro sia e rappresenti veramente una ricerca, insieme a quella della Gualtieri, da tenere d'occhio. Adriano Engelbrecht. Migra un posato silenzio da stanza a stanza. Trapassa il cuore stancato di canzoncine vecchie risentite. Che passa? Che passa? E siede l'ampolla del mio guardare. Smarrisce la rosa e le patite parole anche. E loro sanno di potere a lungo tacere. Nero squarcia l'arco di nubi la luce, fende lontananze, così che appaiono possenti le celesti zampe di Dio, che tocca la terra e non so mai dove. Poesia. Mi accadi così, quando tutto sembra fermo. E anche se sventola l'inquieta bandiera e il paniere vuoto attende,
un compiersi prodigioso sboccia sotto le dita. Nel finito immediato, passato, vi porto il saluto di questo viso, e coi segni di canti, baci e pianti, raccolti sono il mio schembo sorriso sbilanciato. Vi porgo lo sguardare curvo di questi occhi allo stivato mio dentro nascosto, che umida le mani e gli solchi carnosi d'inquieta fronte. Cauto vi porgo il muscolo che paziente, ubbidiente, spinge il respiro al mondo e non domanda e mai sbocca, e che rimane amato enigma. Vi porgo a bocconi uno scabro canto, una durata indistinta di promiscua vicinanza, una beata rissa d'angeli nella tana di questa bocca, di parole, una pietanza.